la quarta fase di Coppa Italia Parma-Verona 0-2. Negli ottavi gli scaligeri affronteranno la Lazio. L'altra partita in programma stasera era Catania-Novara, in diretta Nicky Pandolfini. Sì, si sta ancora giocando, è il 49esimo, l'arbitro mi pare che stia per fischiare, vince il Novara per 3-2, ha segnato Meggiorini al 45esimo della ripresa, era stato lui a pareggiare le sorti della partita. Si sta continuando a giocare, l'arbitro controlla il cronometro da ancora qualche istante, vediamo se possiamo darvi il finale, ma attacca il Catania pericolosamente al limite dell'area, viene fermata un tentativo di Sciacca che poi recupera ancora il pallone, cerca di affidarlo a Maxi Lopez sulla sinistra, viene ribattuta la palla dai giocatori ospiti e in questo momento l'arbitro mi pare stia per fischiare, perché siamo ampiamente oltre anche i 3 minuti di recupero, c'è una rissa adesso in campo, non so se volete il finale, comunque il Novara sta vincendo per 3-2, sarebbe qualificato agli ottavi di finale. Allora poi sì, continuare così vediamo se rimane sul 3-2, sì, qualche secondo. Diceva allora ancora la sequenza delle reti, il Catania aveva segnato al terzo con Lanzafame nel primo tempo, poi il pareggio al 23esimo di Granoce per il Novara, Catania ancora avanti con Maxi Lopez al 25esimo, sempre della ripresa, al 32esimo Meggiorini ha pareggiato, poi lo stesso attaccante al 45esimo in contropiede ha realizzato il gol del 3-2 e qualche istante fa c'è stata un'azione nell'area del Novara con il giocatore del Catania Barrientos che è finito a terra toccato da due avversari, poteva esserci il calcio di rigore, l'arbitro ha lasciato proseguire, adesso c'è forse davvero l'ultimo atto della gara, sono 50 i minuti e dovevano essere 48 perché erano 3 quelli di recupero, l'arbitro sta facendo giocare ancora, ma tutto si svolge nella tre quarti di campo, metà campo del Novara che sta vincendo questa partita un po' a sorpresa, anche perché aveva fatto ben poco nel corso del primo tempo, la gara che sembrava nelle mani dei padroni di casa di Montella, i quali due volte sono passati in vantaggio, si sono fatti poi raggiungere e superare, adesso palla che finisce in fallo laterale, non so se si continua a giocare all'infinito, c'è la rimessa effettuata da Capuano per Potenza e l'arbitro fischia la fine, il Catania è eliminato dalla Coppa Italia, passa il Novara che affronterà il Milan, i piemontesi hanno battuto i rossazzurri per 3-2, vi restituisco la linea. Grazie Pandolfini.